Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Le gare nazionali alla bocciofila Sassoferrato. Le gare regionali alla bocciofila Pianello Vallesina, i 50 anni di matrimonio del grande dirigente Severino Sanchioni. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Severino Sanchioni, già presidente della bocciofila Lucrezia, di cui ora è presidente onorario, ma anche consigliere regionale della Federboccia Marche, responsabile delle attività giovanili per tanti anni, ha festeggiato insieme alla consorte Luciana e a due suoi cari amici il 50° anniversario di matrimonio. Una bella cerimonia presso la piccola chiesa dell'Alberone e poi un bel pranzo presso l'agriturismo Il Gelso, un bel avvenimento di cui vi parleremo più a lungo nelle prossime rubriche. La bocciofila Pianello Vallesina ha organizzato il 33° trofeo Banca Marche e 13° trofeo Avis Moie, gara regionale a gironi serali con le quattro categorie separate sino alla fine. Vi hanno partecipato 84 giocatori di categoria A, 149 di B, 146 di C e 68 di D, per un totale complessivo di 447 giocatori, sicuramente un bel numero per una gara a gironi serali. Soddisfatti i dirigenti della bocciofila per questa organizzazione, a cominciare dal presidente Gaspare Mandolini, che è succeduto all'ex presidente Benito Contadini, ancora una pedina importante della società. Ascoltiamo il presidente Mandolini. La bocciofila va benissimo, non c'è nessun problema, io diciamo, con i consiglieri e tutti che lavorano tutti, ce l'abbiamo a fare, il bar è che ce lo gestiamo a noi e quando alla fine qualcosa ci rimane. Poi dobbiamo ringraziare ai sponsor, che oggi non è facile tenerli e noi ci siamo riusciti. Bravi, i giovani come vanno? I giovani purtroppo non ce l'avevamo. E non si riesce a entrare nelle scuole, mi sono dato molto da fare anche l'anno scorso, di cui me l'hanno promesso e poi alla fine i genitori hanno deciso di fare altre attività e purtroppo ho dovuto cedere. E a livello agonistico le vostre maglie? Abbiamo avuto tre persone che ha vinto il girone di B, Massimo Santarelli, Luconi Ivano e Verdenelli Marino, di cui Luconi e Massimo sono arrivati, non arrivati praticamente per venire a fare le finali nella bocciofila di Pianello. E Gaspare Mandolini come sta dando le bocce? Gaspare Mandolini ha fatto due gare con questa, praticamente ho perso la seconda partita a Sassoferrato. Alla prossima. Alla prossima, sempre. L'Avis Moie, recapito di Pianello Vallesina, è da 13 anni un connubio importante con la bocciofila. Ce lo conferma il presidente Avis Moreno Verdolini. Avis in questa zona si trova molto molto soddisfatta. L'unico nostro problema che abbiamo nella nostra realtà è sempre il discorso sanitario, la sanità pubblica che non ci dà ancora gli spazi a sufficienza per poter potenziare i nostri allenatori. Ai noi abbiamo questo problema sempre inerente ai potenziali nostri allenatori, che non abbiamo mai mezzi a sufficienza per la realtà locale e nonne. Soddisfatti di questo connubio con la bocciofila? Molto, molto soddisfatti, è da anni che stiamo lavorando con collaborando con la bocciofila e siamo molto soddisfattissimi e per questo siamo sempre presenti a queste gare di bocci. Abbiamo detto delle quattro categorie separate sino alla fine, una modalità che ormai sta prendendo piede nel comitato di Ancona. Ce ne parla ancora una volta il presidente della Federboccia della provincia di Ancona, Gregorio Gregori. È una modalità vincente, ancora non è estesa a tutte le quasi tutte le società del nostro comitato. E comunque veramente sta andando bene, sono contenti gli atleti, si sta facendo
qualche passetto verso lo sport serio. Una bocciofila questa di antiche tradizioni, siamo arrivati addirittura alla 33esima edizione. Questa è una piccola bocciofila, ma che ha sempre avuto un gruppo affiatato, e non per niente qui c'è stato anche l'ex presidente regionale che fa parte di questa bocciofila e presidente provinciale, nonché consigliere nazionale, quindi ha sempre dato alle bocce marchigiane non solo personaggi degni di nota. In bocciofila, come avete visto, si stanno disputando le due semifinali di categoria A. Ora c'è Fabio Marcucci Jesina che chiude vittoriosamente la sua partita contro Alessandro Palozzi Campanelli Moglie. Nell'altra semifinale ci sono Danilo Buldorini Castelraimondo e Fiorenzo Aleggi la combattente. Nella categoria D sono entrati in campo per la finale Cardina Coppari Jesina e Mario Montesi Cesanella. Buldorini ha recuperato e siamo sull'otto pari. Ultima boccia per Aleggi, punto a terra di Buldorini e rimane di Buldorini 9-8. E vediamo all'accosto. Mario Montesi non prende il punto. Ancora Mario Montesi. È ancora un errore per Montesi che con l'ultima boccia conquista due punti, 2-1. Fiorenzo Aleggi, ultima boccia, il punto a terra è suo e rimane soltanto un punto, 9 pari, e Cardina ha colpito bene e ora conquista un punto e pareggia 2-2. La bocciata di Aleggi e ora c'è Danilo Buldorini, se colpisce vince ed è lui ad approdare alla finalissima, se la dovrà vedere con Fabio Marcucci Castelraimondo contro Jesina. Intanto il presidente Gaspare Mandolini si dà da fare e nelle bocce i dirigenti fanno anche questo. Ultima boccia per Mario Montesi e il punto rimane di Cardina che si accontenta e passa sul 4-2. Noi dobbiamo chiudere qui, vi diciamo che a vincere è stato Mario Montesi nella D, Claudio Giuliani nella C, Maurizio Cassoni nella B e Danilo Buldorini nella categoria A. Arrivederci alla rubrica della prossima settimana. Solo 5 secondi di pubblicità, poi le gare nazionali alla bocciofila Sassoferrato. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. La bocciofila Sassoferrato, con quel moderno ed efficiente impianto, con l'ampia tribuna a fondo campo come dovrebbero avere tutti i bocciodromi, e nelle Marche ce ne sono altri, soprattutto quelli di ultima generazione, ha organizzato una gara nazionale, o meglio, due gare nazionali individuali, una per le categorie A1 e A e una per le categorie B, C e D. È stato un boom di iscrizioni con 149 giocatori di A1 e A e 466 per le categorie B, C e D. Per una bocciofila di periferia è stato sicuramente un grande successo e questo anche per il monte premi che la società ha saputo e voluto inserire. A nome di tutta la dirigenza della bocciofila Sassoferrato, del presidente Daniele Fiori, del vice Giuseppe Favretto, del segretario Libero Barbaresi e di tutti i consiglieri, parla il dirigente sportivo Antonio Mattioli. Le cose stanno andando benissimo, perché abbiamo fatto parecchi iscritti,
Adesso io non so se siamo bravi noi o sono bravi quegli altri, la seconda che ho detto, forse, perché hanno accettato tutti di venire a giocare qui a Sassoverano questa gara nazionale e effettivamente abbiamo fatto veramente il pieno, diciamo, più di 600, quasi 700 iscritti circa, è tanto, Il neo, possiamo dire, chiamarlo così, è il fatto che si va a finire un po' tardi. È vero, questo è vero. La prossima volta ci faremo, come si dice, ci faremo questa ragione per cercare di farle venire prima. Mica possiamo dire ai giocatori, sbrigatevi. Comunque è stata una bella manifestazione, siamo contenti, anche noi ci tenevamo molto, visto i premi che diamo, e ci tenevamo molto e siamo contenti perché è riuscita. E tutto il consiglio con in testa il presidente Fiori ci siamo dati da fare per far riuscire questa bella manifestazione. Il direttore sportivo però mi deve dire anche le maglie della Bocciola Sassoferrato cosa hanno fatto. Le maglie dei vostri giocatori cosa hanno fatto? I nostri giocatori, c'è stato Catani che ha vinto il girone la quarta partita e poi ha perso, ha detto che era molto stanco perché siamo impegnati nella gara di organizzazione, no, nella gara di società. Nella gara di... Speriamo di riuscire a passare il turno. Poi c'è stato Valentini che ha vinto il girone qui a Sassoferrato e poi si è scontrato con Catani e ha perso. E poi c'è stato Chiavarini, un altro giocatore che andava a giocare fuori, che ha vinto il girone. E più di questo non ci abbiamo. Questo passa il convento, diciamo. Ecco. Bene, bene. Ultima curiosità mia, perché il primo trofeo Bocciofilo Sassoferrato? Perché la prima volta, prima era Fiori Costruzioni e adesso Fiori c'è la crisi, quindi non è che ha sponsorizzato, infatti c'è sotto Fiori Costruzioni, però è stata fatta proprio prima trofeo Sassoferrato. Siamo ripartiti da lì. Siamo ripartiti da zero. Da uno, via, da zero e uno. E ora ascoltiamo l'assessore allo sport del comune di Sassoferrato, Cristina Bravi. Come va lo sport qui a Sassoferrato? Bene, lo sport è molto seguito, molto sentito nel paese. Quali discipline più o meno? Ma il calcio, la pallavolo, sì, tennis, no, è abbastanza seguito. Lei con il cuore quale segue di più? Pallone. Ma perché, una giocatrice? No, però sono passionata. Come passione? Sì. E delle bocce cosa ne pensa? Beh, è una bella cosa per Sassoferrato, è un motivo di aggregazione anche per la gente. È un motivo, insomma, di aggregazione per le persone un po' più su d'età, quindi è una bella cosa. Anziani. Sì, molto seguita. Bello. Ha presenziato alla manifestazione della Bocciofila di Sassoferrato anche il consigliere provinciale con delega allo sport, Stefano Gatto. Sono rientrato in provincia con deleghe caccia e pesca e sport perché è quella che mi ha formato politicamente nella provincia, ho conosciuto delle belle persone, buone, con passione sportiva e veramente questo mi onora di essere ritornato, di vedere tanti amici che da tempo non vedevo più. La provincia sta perdendo delle funzioni a livello sportivo perché sta passando delle funzioni alla regione, ma speriamo che le regioni tenga conto dell'esperienza che ha avuto la provincia nello sport. Ha visto che bella bocciofila che c'è qui a Sassoferrato? Sì, io la conoscevo perché ho stato 5 anni assessore, mi ricordo l'ultima volta ci sono stato, c'era mezzo metro di neve, quindi mi ricordo benissimo. Chiudiamo questa serie di interviste con il sindaco di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli. Sono tempi difficili, però siamo un paese comunque vivace, quindi... Vivace? Sì, con tante idee, con tante iniziative, quindi ci facciamo coraggio, guardiamo il futuro con un po' di speranza, un po' di fiducia, e quindi anche lo sport aiuta a questo. Bocciofila è sempre presente nei vostri cuori? Esattamente, la Bocciofila è uno dei punti di riferimento per l'attività sportiva, organizza sempre appuntamenti molto importanti come quello di oggi che richiamano grandi
numeri in termini di atleti che partecipano, oltre 600, e quindi è anche un modo per far conoscere la nostra città. Semifinale di categoria A fra Maurizio Ascani Castelfidardo e Piero Bonfigli Villa Potenza, 10-9 per Bonfigli. E ora vediamo, Maurizio Ascani ha inserito il terzo punto, 9-3-12, vince Maurizio Ascani. Ed è l'altra semifinale fra i due giocatori della Bocciofila Fontespina, Dario Bartoli e Fernando Rosati, non vi diciamo nulla. Giocata un po' così, Dario sta conducendo per 7-1 e arriva sull'8-1 e poi vince lui, insomma. E la finalissima di categoria A e A1 sarà quindi fra Maurizio Ascani e Dario Bartoli. Da considerare che ancora si stanno giocando le partite dei quarti di finale della categoria B, C e D, con in campo, ve li nominiamo tutti e 8, Sante Sorana Serra dei Conti, Roberto Traballoni Spoletina, Luciano Marinoni Lano Ilarese, Mario Galli Olimpia Marzocca, Maurizio Pegoli Passo Ripedino, Piagnerelli Borgo Catena, Rossano Baldoni Città di Bevagna, Stefano Petrolati Cesanella. Dopo l'1-0 per Dario Bartoli, ora c'è Maurizio Ascani che conquista 3 punti e siamo sul 3-1. La bocciata di Dario Bartoli sbaglia, ha colpito la boccia corta, ora viene all'accosto. È corto e laterale soprattutto la sua boccia, e ora va di nuovo al tiro Bartoli con l'ultima boccia, errore, un punto ancora per Maurizio Ascani, siamo sul 4-1. E nell'altra nazionale delle categorie B, C, D con Stefano Petrolati già qualificato, ora ci sono ancora le partite dei quarti di finale. E naturalmente si prevede un'ora un po' tarda per la chiusura di questa gara. Ma torniamo alla finale di categoria A1 con Maurizio Ascani che si è portato sul 7-1. Ora però ha sbagliato l'accosto. Ultima boccia. Direzione giusta, ma è troppo lunga. E ora Bartoli. Vediamo, accorcia le distanze con 2 punti, 3-7. Sembrava che partisse il recupero di Dario Bartoli, ora però ha terminato le sue bocce, punto a terra per Maurizio Ascani che accosta con l'ultima boccia. Che però è corta, un solo punto per lui, 8-3 il parziale a suo favore. E subito dopo Ascani conquista altri 2 punti e si porta sul 10-3, sembra ormai fatta questa partita. Maurizio Ascani sembra sulla strada della vittoria, però nelle bocce non si può mai dire finché non si è arrivati all'ultimo punto. E ora vediamo queste scarpette, belle scarpette, di chi saranno? Eh sì, voi tutti lo conoscete, è lui. Grande pubblico a Sassoferrato. E ora vediamo la bocciata di Maurizio Ascani, non troppo fortunata, e Bartoli recupera ancora. Siamo arrivati sul 4-10, ma c'è ancora molto da recuperare per Dario Bartoli, che ora viene all'accosto dopo la bocciata di volo di Maurizio Ascani, che
non prende il punto e Bartoli ne conquista 2. Siamo sul 6-10. Come dicevamo, le partite non sono mai concluse. E ora vediamo Bartoli, ottimo punto preso a fondo campo. Ascani non colpisce, poteva anche fare partita. Un punto ancora per Dario Bartoli, 7-10. Un po' distratti dall'arrivo di un bel assessore, ci siamo persi 3 errori nella bocciata sul pallino di Dario Bartoli, che ora va alla bocciata di volo sul pallino. Ultima boccia per Bartoli ed è la vittoria nella categoria A1 nazionale di A1 di Sassoferrato di Maurizio Ascani Castelfidardo. Vittoria netta e meritata. Ho visto molto in forma, come mai? Come mai? Ah, periodo che va bene, diciamo. Diciamo che è un periodo che va bene, mi sto allenando e insomma. Sto giocando bene, sto giocando. Hai giocato sempre bene? Sì. In questa gara. Forse la finale ho ceduto un po', però anche lui più di me, lui più di me, lui più di me. Però prima ho fatto 3 belle partite. Una bella soddisfazione. Grandissima, grandissima, ma te non ti rendi conto cosa può essere. È una cosa indescrivibile, indescrivibile, indescrivibile. Speriamo di salvarci in campionato con quella squadra che abbiamo, di tutti i ragazzotti che tutti pensano meno che gioca a bocce. La prima telefonata che hai fatto per annunciare la tua vittoria, chi l'hai fatta? La prima telefonata l'ho fatta alla signora, a quella signora che c'ho a casa, che è d'oro, che è d'oro, che è d'oro, che è d'oro. Faccio i complimenti anche a Massimo Magnarelli, che oggi ha vinto i campionati italiani della FISDE. È una grandissima soddisfazione. Bravo Massimo. È andata bene. Oggi Castelfidardo ha fatto un colpo grosso. E tu la tua bella vittoria che la dedichi? La dedica la faccio a tutta la mia famiglia, tutta la società, tutta la squadra. Che ho una squadra eccezionale, tutta una squadra di Castelfidardo, la società, mi trovo benissimo e la dedico a tutti quanti a loro. E siamo arrivati alle 2 semifinali nella BCD con Stefano Petrolatri contro Dino Piagnarelli e Rossano Baldoni contro Maurizio Pegoli. Petrolatri Cesanella, Baldoni Città di Bevagna, Piagnarelli Borgo Catena, Pegoli Passo Ripe. Vediamo Dino Piagnarelli ora all'accosto, prende il punto, la bocciata sul bersaglio, ancora 2 punti per l'avversario, vediamo Stefano Petrolatri tira sul pallino, lo sbaglia, ma ha ancora una boccia da giocare. E questa volta lo colpisce e sono 3 punti e un recupero sul vantaggio del suo avversario che era di 7-1 e ora siamo sul 4-7. E di là c'è il giocatore della città di Bevagna che è in vantaggio su Maurizio Pegoli. Vediamo 6-3, il parziale a suo favore. Petrolatri, dal 9-4 al 9-6.
Ancora Rossano Baldoni avanti, 7-4. Dino Piagnerelli sbaglia, poteva anche fare partita in questa tornata, ma grave errore nella bocciata, ora viene all'accosto, prende un punto e si porta sul 10-8. E di là Rossano Baldoni è arrivato vicinissimo alla vittoria, 11-5, ma ci siamo persi uno straordinario tiro su un pallino semicoperto di Stefano Petrolati, 4 punti, 8-4-12, e ha superato Dino Piagnerelli. Ora vediamo sull'11-9 cosa succede nell'altra semifinale. Bocciata di volo di Maurizio Pegoli, ultima boccia, e lascia il punto della vittoria a Rossano Baldoni in finale contro Stefano Petrolati nella nazionale di BCD. Siamo quasi alle 21 e naturalmente tutti si augurano che questa partita di finale finisca presto. In effetti c'è Stefano Petrolati che sta conducendo nettamente su Rossano Baldoni, 7-0 il parziale, ora a suo favore. Baldoni alla bocciata, colpisce, non prende il punto, viene all'accosto, ma un accosto non troppo buono, Petrolati naturalmente lo rifà. La bocciata sul pallino di Baldoni lo colpisce. È a fondo campo, presi 2 punti. Petrolati sbaglia la bocciata. Ci riprova. Colpisce ma porta via soltanto una boccia dell'avversario, che ora viene all'accosto, un punto a terra e rimane quello, 7-1. E ora, dopo il 7-1, c'è la bocciata di Stefano Petrolati. Avversario terminato le bocce, punto preso, ultima boccia all'accosto per Petrolati. Naturalmente inserisce il secondo punto e siamo sul 9-1. Di nuovo tiro sul pallino di Rossano Baldoni della bocciofila città di Bevagna. Prende il punto Stefano Petrolati. Va a tirare un tiro difficile sul pallino. Ci riprova. Ancora un errore. Baldoni ha già dato una mano al suo avversario. Vince Stefano Petrolati, Cesanella. Sono le bocce che ti hanno fatto vincere queste? Un po' tutto, via. Una giornata buona. È andato sempre bene? Sì, ci ho avuto la semifinale, un bel calo, poi mi sono ripreso e via. È andata bene, un po' di fortuna aiuta sempre. Quindi. E poi la finale adesso, la gioventù, un po' meno stanco della vecchiaia. Sì, forse quello ha inciso. Bellissimo, complimenti. A chi le dedichi questa vittoria? La dedico in particolar modo ai miei genitori, come sostengono in diversi campi oltre le bocce, e poi alla mia bella accompagnatrice. L'abbiamo vista in tribuna. Come si chiama? Renata. Grazie, auguri e a presto. Grazie mille, a presto, speriamo. E ora la cerimonia delle premiazioni e la parola al presidente del comitato provinciale della Federbocce di Ancona, Gregorio Gregori. Una gara nazionale che ha coinvolto ben 5 regioni con circa 700 atleti partecipanti. Una gara molto grande, non mi trovo sempre soddisfatto perché... Per i tempi. Per i tempi e soprattutto perché io penso che quando uno debba giocare non debba andare troppe ore in macchina, stare troppe ore in macchina, ma deve stare vicino ai campi ed essere concentrato nel gioco. Purtroppo il nostro gioco non prevede
una situazione dove è possibile fare questi discorsi, perché logicamente i tempi sono quelli che sono e le bocciofile non stanno tutte raggruppate vicine. La serata si è conclusa presso il ristorante La Cantina di San Vittore di Genga e non poteva esserci conclusione migliore, anche se l'ora era un po' tarda, e al presidente Gregori abbiamo chiesto che cosa si può fare per far terminare le gare in un orario più decente. Non è facile, bisognerebbe fare le gare limitate a numero chiuso, però non sempre... Bocciofile, non sono d'accordo. Sono d'accordo, e consideriamo anche che questa è una bocciofila molto bella, che si dà anche tanto da fare, ma è una bocciofila di confine, quindi come tutte le bocciofile su in montagna, un po' fuori dal giro della pianura, chiamiamola, si ritrova un po' isolata, e quindi quando giocano devono giocare a parecchi chilometri di distanza. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.